Ciao ragazzi, eccoci qua la seconda parte, sempre con Mortal Kombat e coi personaggi, così vediamo tutti i costumi e poi vediamo se abbiamo tempo a fare, perché sono tanti personaggi, li stiamo esaminando un po' in maniera decente, no? E poi, perché molti fanno subito a scatto, a raffica, ignorando che si può vedere bene e accuratamente i personaggi, a questo punto approfittiamo. Sì, perché dobbiamo, abbiamo un bel po', eh. Però ce la facciamo, tre parti ce la facciamo a fare, dai. Andiamo con Baraka. Ok. Con Baraka, cosa bella pure con l'elmo. Andiamo direttamente con l'elmo che con la spada. Però prima vediamo i costumi. Già questo è sul vintage, quello che mi fa sembrare. Mi sembra. Sto registrando, giusto? Sì. Avevo paura un attimo di no. Ok, torso nudo. Non classico, però tipico. Ah no, più che altro questo tende al classico. Vediamo un po'. Vabbè, cuore selvaggio lo chiamo. Ah, versione anziana. Quindi esistono che i colori rappresentano. Ah, ho capito come funziona. Ok. Sì, perché a volte leggo. Vabbè, bestia feroce, giustamente con i costumi. Quindi già siamo a tre costumi con i personaggi. Quindi, bene o male, avete visto che quanti costumi ci sono? Almeno 5 o 4 costumi per personaggio. Non è che poco. Ah, ho sbagliato, scusatemi. Tasto. Scendiamo. Che cacchio è? Fanghiglia. Uomo marchiato. Ah, tatuaggi sono. Ok. Attenzione, che quindi sicuramente cambia molti. Ma che cosa sono? Ah, beh, sono cose tribali, quindi giustamente. Vabbè, praticamente cose inutili. Scusami che te lo dico. Andiamo allora a sto punto con le maschere. Bella, dai. Vabbè, giustamente ci stava con la cresta. Ah, con le creste in generale. Ah, ne so tante versioni con le creste. Questa è da alternare un bel po'. Perché. Baraka è noto senza niente addosso, in pratica. Perché mi sembra un richiamo a Skyrim, però vabbè. Poi. Vabbè, gli elmi sono pure antichi, tendendo al classico, quindi giusto. Vabbè, è bello questo. L'ho già visto 3-4 volte di fila. Oddio, bellissimo. No, questo glielo metto assolutamente nel prossimo costume. Perché almeno 4 costumi li voglio fare. Cioè, se ne hanno 5, 5 costumi li faccio ai personaggi, capito? Quindi poi vi farò vedere quale costume effettivamente ho voluto mettere. Vediamo un attimo con le armi, che queste sono quelle che rappresentano moltissimo a loro. Eh sì, praticamente sono uguali. Madonna. Vabbè. Non mi interessa, troppe cose. Sì, ho capito. Puoi anche ignorarmi. Ah, ecco qua, Raiden. Vediamo un po' con Raiden. Col cappello c'è da modificare per molte cose. Vediamo. Ok, bello, non malvagio. Ricorda che il primo colore è quello originale, e poi gli altri sono tutti alternativi, eh. Wow, classico, tende all'originale questo. Non che poi è classico perché viene riusato molto questo stile blu e bianco di coso. Questo è poi l'originale proprio bianco nelle prime versioni di Mortal Kombat. Anche questo, quindi ne abbiamo due versioni sul blu bello. Bello. Vediamo il cappello, per curiosità mia, il cappello. Ok, questo sarebbe la versione, se non sbaglio, originale. No, non è originale questo. Questo più o meno. Forse anche questo. Che poi da dietro vedo che ha un. Ok. Però alziamo un po'. Ecco. Anche se questo è più l'originale. Anche questo. Cioè, molti sono gli stessi, sono i veri. Ah, questa è la versione demone, se non sbaglio. Sì, infatti cambiano nomi, immagini, qualcosa, però. Come ho detto, solo alcuni saranno dei costumi che verranno cambiati. Ah, questo è un vin. Questo è bellissimo, ok. Bellino. Alcuni cappelli non mi piacciono di queste versioni qua. Bellino. Ma sono già finite, sì, infatti. Vabbè, non è che ci aspettiamo chissà che cosa, eh.
Vabbè, lei è come Jesse Cage. Noi ci vediamo i costumi, ma in teoria poco ce frega, ma per un semplice motivo, perché non è un personaggio che ha fatto storia, capito? Si è bloccato. No, che è successo? LOL, no. Fermi, si è momentaneamente crashato così a caso, aspetta. Non me lo chiedete il perché, aspettate. Ma tanto mo ritorniamo subito. Ma che pariata, fermi. Ma cosa è successo? No, è stato divertentissimo, cioè, crashato all'improvviso. Vabbè. Può essere che è stata una cosa momentanea. Dai, parti. Che poi dopo c'è la cripta da esaminare e vedere un po'. Avete visto quanti personaggi comunque alla fine? Ci sono un bel po', alla fine. legge via di giocare, perché giustamente avverte. Attenzione, ragazzi, che è un gioco violento. No, questo è il 25esimo anniversario. Questo praticamente fa 25 di anniversario, 25 anni di Mortal Kombat, con sto gioco. Sì, Shiver. Intanto non ho proprio visto l'inizio. Ah, ok, così era. Ok, figo. Bene. Aggiornamento dati, che non ho fatto nulla. Personalizzazione, infatti, era rimasto. Ecco. Allora, togliamo questo mouse. No, avevo fatto nulla, quindi è tutto a posto. Oh, dobbiamo vedere lei e ha crashato tutto, ha crashato. Allora, ecco qua. Con lei, bene o male, i costumi sono tutti un po' tranquilli, i colori pure. Vedete? Madonna, quanto è brutto. Non so perché. Ah, del futuro, figurati, ok. Vabbè, alla fin fine non è che è tutta sta grande cosa. Vabbè, infatti avevo, come avevo detto, questi erano i costumi. Sub-Zero. Sub-Zero, vediamo assolutamente Sub-Zero. Questo è del gioco attuale. Versione originale, si torna alle basi, figurati. Grandinata, ma cos'è? È carino, però non mi piace la pancia bianca. Vabbè. Ah, Tundra, guardate, lo chiamano Tundra bastardi. Che poi sarebbe invece il richiamo all'originale, al vintage. Che poi guarda, gli hanno messo pure sto colore, furbacchioni che non siete altri, bastardi. Ah, bello. Artica pure, però sempre sul vintage tendono. Solstizio d'inverno, ma che razza di nomi gli hanno dato a sto poverino? No, comunque, bene o male, vedete, i costumi alternano. Oh, quasi buona parte dell'aspetto estetico. Però giustamente se metto Tundra, giustamente la faccia deve essere senza elmo, senza maschera. Sì, perché raga, ricordate che quando io farò una personalizzazione dei costumi, io tenderò a essere fedele al personaggio che voglio richiamare. Se quel costume rappresenta quel personaggio o rappresenta quell'era, io cercherò di farlo più identico possibile. Bene, tornando a noi, ritorniamo alle maschere. Ah, grande maestro dei Lin Kuei, però questa è la versione originale, quello che si vedeva anche nel film di Mortal Kombat. Wow, bellissimo, almeno credo. Ah, classica, semiclassica. Bella questa di Mortal Kombat 9, mi sembra. No, 8, 8. Questa è del 9, è bellissima. Hanno richiamato tutti, li stanno richiamando. Classica, tendente a classico. Classico, anche perché però questo non mi so. Questa mi sembra una mezza versione del film, però. Questa, aspetta. Questa è la versione o dell'8 o del 10. Perché alcuni costumi sono verosimili. Si devono andare a vedere un po'. Va, bello. Scusate.
Dai, non so, malvagio. Considerate che bello che questi pezzi vengono messi poi tramite altre tipologie di costumi e quindi richiameranno moltissimo il personaggio alla fine. No, no, è bello, bello. Hanno messo molte cose, molte cose. Kano, Kano, è ora di esaminare Kano, raga, Kano. Ora sì, o Kano, come volete voi. Allora, questa è la versione Mortal Kombat 10, tecnicamente. Infatti lo dice pure. Sto facendo una cosa importante. Perfetto. Poi, vabbè, qua vestito, meno male, dai, così non fai vedere la tua peluria. Qua con tutti i tatuaggi. Che cosa... L'inchiostro mi dona. Ti dona, sì, però il serpente messo qua non è che mi garba tanto, eh. Poi... Ah, classico, australiano. Perché Australia? No, non lo voglio sapere. Però tende all'originale. Comunque si tende al classico perché è pelato e poi perché quell'occhio poi lo possiamo modificare e poi lo vedremo. Sì, perché l'occhio comunque richiama tante cose. E poi questo è tutto bianco, quindi si richiama l'originale. Ah sì, poi questo, vabbè, richiama anche questo l'originale. Asso. Ah vabbè, con il vestito. Ah, alcuni hanno la barbetta. Non l'avevo visto che tiene la barbetta. Uè, non lo sapevo. Ora vediamo l'occhio. Allora, questo è l'originale. Occhio pazzo, beh. Anni 90. Oh, è del film. È del film di Mortal Kombat 1. Vado. Bellissimo. Occhio per occhio, no, non mi piace. Vabbè, troppo futuristico. Alla Iron Man, praticamente giallo e rosso. Ogni volta che vedo quei colori giallo e rosso. Che è Terminator, vabbè. Giustamente alterniamo quei colori. Eh sì, alterna i colori, dai. Carino, alcuni alternano proprio i colori. Questo mi sembra di Cyborg di Injustice. Quello di prima. Non mi piace per niente. No, per niente. Un'altra volta ho riferito. Wow, è vero, l'originale. Che figata. Eccolo qua, vedete com'è, che differenza c'è. Bello, infatti se lo sblocco ancora meglio. Ah, nuova versione. Ah, oddio, questo aspetta. L'avevo visto da qualche parte, ma non mi ricordo dove. Forse mi sembra di Mortal Kombat 10, mi sembra. Boh, ma non mi ricordo, non ce l'ho presente. No, questo è di Mortal Kombat 10. Sì. Mi sono corretto, non corretto, perché sta scritto qua, lo so, però ci ho pensato ora. Questo qua, più che altro, mi sembra che richiama il 9, perché il 9 Mortal Kombat 2011 fa tutto il riassunto dei personaggi vintage di Mortal Kombat, quindi capitolo 1, 2 e 3. Bene, poi, tornando a noi, andiamo a Cabal. Vediamo immediatamente Cabal, raga, Cabal. Allora, vediamo un po' Cabal. Aspetto del gioco. Bruciato, che sembra molto sul classico. Style casuale, figurati. Al sangue. Mm-mm. Leggermente ostinato. Forse questo richiama molto l'originale. Non ce l'ho presente. L'originale, essendo molto pixelato. Ah, vedete qua, vedete qua. È di pelle. Quindi praticamente questo è prima che si bruciava e quindi con questo modello, aspetto estetico, ovviamente, poi vedrete le maschere, farò una cosa. Poi c'è quest'altra versione, tutto bello sistemato, pure, quindi tre versioni con pelle viva e tre versioni bruciato. Ecco le maschere. Bellina.
Doll. Cos'è? Va bene. Cos'è? Madonna, quanto sei... Sembri Utron di... Madonna, Utron, raga. Madonna, alcuni sono... Classico, ovvio. Punto, già, vinto, vinto. D'obbligo. Ma dai, ma perché? Mi sta ritrollando, ma che succede? C'è qualcosa che non va quando, quando controllo i modelli. C'è qualcosa che non va, mi sta trollando alla grande. È la seconda volta, non è normale. Spero che non mi fa così quando giocherò, perché veramente è stranissimo. Non mi ha dato sto problema prima, sì, perché considera che l'ho testato prima, quindi boh. La cosa sta diventando stranamente comica e fastidiosa allo stesso tempo. Vi giuro. Vi giuro. Dai. Riproviamo, vi ammazzo. Vi ammazzo tutti. Sì, sì. Ecco. Per favore. E non è per la grafica, la grafica è ottima. Anzi, me l'auto si è gestita da solo la sistemazione. Recupero inventario, che però non ho nulla, quindi era solo per fare un controllo di costumi, vabbè. Allora, dove ero rimasto? Ero rimasto a Cabal, per favore, vi picchio tutti. Allora, la maschera questa qua di Cabal, ovviamente, gliela darò solo alla versione quella là bruciato ma vivo. Ovviamente. Poi abbiamo, vabbè, questa. Bellina. Niente di che. Madonna. Ma questi sono troppo futuristici, raga. Non lo rispecchiano per niente. A mio avviso non lo rispecchiano proprio. Carino. Questo ad esempio già è sfizioso. Madonna, no. Assolutamente no. Mortal Kombat 9. Mortal Kombat 9, raga. Vedete come io le cose le me le ricordo, mamma mia. Che poi l'hanno rifatto nel 10. Questo ovviamente, se vedete, è senza maschera. Che significa? Significa che quella versione la faccio quando è vivo. Quindi sì. Ah, Liu Kang, vediamo Liu Kang. Madonna, quanti frame rate brutti. Aspetta un po' che si carica, perché secondo me se faccio troppo veloce mi inguaia un po', Allora, vediamo un po'. Ovviamente versione fratellanza dell'ombra, lol. Bello, Liu Kang anche. Questo è molto un richiamo, un riferimento a Mortal Kombat 8 con Liu Kang zombie. Perché ha torso nudo effettivamente ed è morto. Vabbè, vivo. Ovviamente versione classica, vintage. Ovviamente non potevano starci. Anche questa versione vintage classico, perfetto. Sì, perché tra 1, il 2 e il 3 si alternano le tipologie di costumi. Con i tatuaggi, boh, non so che dire. Questo è uno spoiler, non posso dire nulla. È uno spoiler perché me l'hanno spoilerato alcuni che conosco e li odio tutti. Kitana, vediamo Kitana. Dai che mancano veramente pochi personaggi. Abbiamo finalmente finito anche questa seconda parte. Vediamo con Kitana. Allora, Kitana. Per la cronaca, spostiamola un po' così, ecco. Entrambi nel periodo del... quando sono morti. Questo mi sembra che è un richiamo al 10. No, non mi sembra se al 10 ha questo tale costume. Più o meno. Vabbè. Praticamente sono quasi verosimili a quello di prima. Solo un po' più... Ah, ecco, perché quell'altra versione era... semiviva, ok, ok. Ecco, vedete, ancora i costumi sono palesemente identici. Cambiano soltanto che chi vuole cambiare i colori lo faccia, però... A mio avviso... I personaggi vanno bene così. Oh, Madonna, che brutto. Bene, mo vediamo... Aspettate, ho dimenticato la maschera. Vediamo le maschere. Carine. Ovviamente io cercherò di mantenere l'originale, quindi... Madonna, no. O con o senza. Non voglio fare... Ah, ecco, così, per esempio. Già
Già così va meglio. Non così. Però quante maschere per ogni... No, ti prego, questa no, non te la metterò mai, assolutamente. Mi mette ansia tantissimo. Tantissima. Questa già mi piace. O se no, appunto, senza maschera, che è meglio. Però so se sei viva, forse, non si sa mai, mi metti ansia. Ah, Kung Lao, e dopo Kung Lao ci mancano gli ultimi, ok? E possiamo staccare anche questa registrazione che ha fatto un po' di... ci sono stati un po' di fail. Allora, Liu Kang, versione morto. Versione morto con a torso nudo, perché è figo, no? Ok, giustamente cambia giusto qualche dettaglio. Ah, originale vintage, quando era giovane. Anche originale, sì, perché cambiano giusto, non è anche quei colori, quello stile, ecco, perché praticamente è lo stesso identico. Vabbè, poi non lo so perché versione è così. E poi abbiamo il cappello. Vabbè, varia tantissime tutte le versioni, però ci dovrebbe stare, l'originale, eccolo qua, eccolo qua. Questo è anche l'originale, eh? Cioè, insomma, basta che è così, palesemente, ok. Figo. Bene, abbiamo finito anche questo piccolo video e andiamo alla terza parte con Jade, ragazzi, con Jade. Bene, ragazzi, qui Delta 28, passo e chiudo. E mi ha crashato alla terza parte. Madonna, ma che è? Mi sta trollando.